Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non è pessimismo accorgersi che certi valori da un po' di tempo hanno cominciato a venir meno. Un cedimento progressivo e generalizzato su tutti i fronti. In questa domenica il Vangelo ci richiama i comandamenti. Non uccidere. Ah certo, assassinare qualcuno a sangue freddo è sempre un crimine, anche per l'opinione pubblica di oggi, ma far morire una creatura prima che venga alla luce, oppure un vecchio o un malato terminale che soffre, può essere considerato un crimine? Che male c'è, si va dicendo. Fu detto anche non commettere adulterio. Beh, in questo campo il cedimento ha assunto un po' i connotati dell'epidemia. Che male c'è? Chiedono i diretti interessati. Altro segno di cedimento è la facilità con cui si scusano i comportamenti immorali di chi occupa ruoli di responsabilità nello Stato o nella società. Nella sua vita privata uno ha diritto di fare quello che gli pare e piace, si sente dire. Sì, siamo più abili a scusare le nostre malefatte che non a convertirci davvero. Ebbene, per quanto strano possa sembrare, proprio in queste situazioni di cedimento o di deriva si va affermando un valore che a Dio sta molto a cuore: la libertà, la nostra libertà. È quanto mai eloquente la parola della prima lettura. Se vuoi osservare i comandamenti di Dio, essi ti custodiranno. Se vuoi, notate bene, è come dire, Dio non è un tiranno che costringe. Avrebbe potuto crearci sottomessi e docili per natura, ma in tal caso ci saremmo ritrovati burattini, non figli. Ma la buona notizia del Vangelo non finisce qui. Già domenica scorsa ci è stato detto: voi siete sale, siete luce del mondo. E da cosa si capisce che siamo sale e luce? Dalla nostra vita, che può essere giusta e buona per davvero, non solo di facciata, come quella degli scribi e dei farisei. Per cui noi non ci limiteremo a dire che male c'è, ma ci chiederemo ogni giorno qual è il bene che posso fare oggi, adesso. Sì, il Vangelo ci mette davanti i criteri di comportamento ben esigenti dei soliti 10 comandamenti, al che noi ci chiediamo, ma è possibile andare controcorrente nel modo che ci esorta il Vangelo? Sì, è possibile, perché il protagonista attivo di quel regno che Gesù annuncia è Dio stesso, non siamo noi. Noi ne siamo i collaboratori. È possibile a una condizione ben precisa, però, che non perdiamo mai di vista Lui, Gesù, neanche per un giorno. È possibile se ogni mattina si risveglia in noi questa certezza. Dio è in mezzo a noi anche oggi e sta costruendo il suo regno. È questa certezza che dà sapore al sale e fa ardere la nostra piccola luce. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.